tutti, quindi abbiamo fatto un bel cocktail. Grazie ad Antonia e grazie a Marinella Rodà, che è qui e segue il coro. Questa sera, come vi dicevo, c'è questo spettacolo che prelude alle vacanze di Natale. Io vi auguro una felice serata, fate tanti applausi perché gli attori, gli artisti, i cantanti hanno bisogno di essere... incontro, un incontro che ormai è diventato di routine, è diventato abituale. Noi ogni anno, in prossimità delle festività natalizie, ci riuniamo tutti qui per scambiarci gli auguri di Buon Natale. Però quest'anno abbiamo anche un altro motivo per fare questa rappresentazione, chiamiamola così. E questo incontro avrà una particolare valenza, perché essendo nell'anno del Giubileo della Misericordia, abbiamo deciso di, all'unisono coristi e attori, di inviare un messaggio di fratellanza, di pace e di amore, che voi vedrete svilupparsi attraverso questo percorso teatrale in cui noi e tutti i raccolti e differenziati hanno profuso il loro impegno e la loro attività. Per cominciare e a introdurci nella magica atmosfera del Natale, chiamo il maestro Marinella Rodà, però non mi piace il maestro, la nostra simpaticissima, bellissima Marinella Rodà e i suoi coristi, che ci introdurranno, come già detto, nell'atmosfera del Natale con una magica ninna nanna. Marinella, come si chiama questa ninna nanna? Lo dice lei perché io non lo so dire. Come si chiama? Vabbè, notte di Natale, perché io ho letto in maniera un poco più complicata, come dite? Ninna Lavò, ecco, quindi così è. Quindi invito i coristi a prendere posto sul palco. Thank you.
sentivo quel canto. E poi si presenta ed è particolarmente adatto ad introdurre il nostro percorso teatrale. Marinella, ci devi fare ascoltare Moreno Natale, non tenga da nada. Un bel tè caldo, anzi, vi riempirò di nuovo la tazza quando avrete finita la prima. La tazza.
ragazza, solo una tazza di tè. Ma perché qualche biscotto e un po' di pane non ci farebbe bene? E zitta donna! Non dubitate, avrete anche il pane e i biscotti. Quello che ho, certamente ve lo do, con tutto il cuore. Ma aspetta, stai aspettando qualcuno che guardi sempre verso la strada. Sai, ieri sera stavo leggendo di quando Cristo andò in casa di un fariseo che non lo accolse con un dovuto amore. Supponi che succeda anche a me qualcosa di simile. Amico mio, cosa non farei per accoglierlo come si deve? Poi ho sentito una voce in lontananza, una voce possente che mi diceva: guarda in strada domani perché io verrò. Grazie Marco, mi hai dato conforto all'anima e al corpo. Ma non potresti offrire pure il pranzo, soltanto una tazza di vino? Quello che avevo, quel poco che avevo, mi ho offerto. Ma zitta donna, zitta, ti ringrazio per tutto. Grazie, grazie. Buona giornata a voi, buona giornata. Buona giornata. Martin si siede a cucire uno stivale, poi guarda in strada e vede una donna con scarpe da contadina, vestita miseramente e con un bambino tra le braccia, che tenta di riparare dal vento freddo con la sua misera veste. Povera donna, com'è ridotta male. Su, coraggio, vieni, ti offrirò una zuppa calda e del pane, così ti potrai riscaldare. Ti ringrazio molto. Tu sicuramente vorrei sapere chi sono e perché sono combinata così miseramente. Sono la moglie di un soldato, mio marito è stato mandato 8 mesi fa molto lontano e di lui non ho più notizie. Ho anche cercato lavoro, sai Martin, ma non l'ho trovato e ho dovuto vendere tutto per mangiare. Ieri sono andata anche al banco dei pegni, ho impegnato l'ultimo scialle che avevo e adesso non ho niente per coprire questa povera creatura, per ripararlo da freddo. Prendi questo scialle, sei abbastanza caldo anche sul tuo viso. Devi sapere che questo scialle per me è un caro e prezioso ricordo, pensa, apparteneva alla mia povera moglie. Sai Martin, questo scialle profuma di umanità. Che Dio ti benedica per la tua bontà. Che Dio veramente ti benedica per la tua bontà. Accetta queste note. No, accetta questo queste. No, i soldi no, non li posso accettare. Ma sai, te li sto offrendo con tutto il cuore. Sì, hai ragione, li accetterò. E sai cosa farò? Disimpegnerò lo scialle, così potrò coprire il mio bambino e ripararlo dal freddo. E quando mio marito ritornerà, perché mio marito ritornerà, verremo a trovarti e festeggeremo con te il suo ritorno. Con te, che sei stato l'unica persona che ha avuto pietà di questa mia miseria, in un mondo che sta diventando così egoista, così sordo, così indifferente al bisogno del suo prossimo. Grazie Martin e che Dio ti benedica. Non dubitare. Grazie. Buona giornata. Grazie. Martin si rimette al suo lavoro, sollevando però di tanto in tanto lo sguardo per vedere chi passa. Passa una donna che vende mele contenute in un paniere. Povera schiena, ce la faccio più a reggere queste paniere così pesante. Mi conviene o
riposarlo un po' in terra. Per riposarmi un po'. E poi continuerò il mio cammino fino al mercato. Ehi, che fai, Nato? Che fai? Non sono! No, 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 ho fame! E che mi importa che tu hai fame? Di questi tempi tutti hanno fame, anch'io ho fame, e tu mi rubi quel poco che io ho, le mele, malandrino, sei un malandrino, ti porterò alla polizia, così avrai la tua punizione. Lascialo andare, perdonalo, per amor di Cristo, e tu ragazzo chiedi perdono a questa brava donna. Va bene, però la mela rubata me la pagherai tu. Questo malandrino meriterebbe di essere frustato. Ma cosa dici? Non esagerare. Se questo ragazzo dovesse essere frustato solo per aver rubato una mela, cosa si dovrebbe fare a noi per tutti i nostri peccati? Dio ci comanda di perdonare, altrimenti non saremo perdonati. E poi, mettitelo bene in testa e non dimenticarlo, si deve perdonare soprattutto un giovane sconsiderato per aiutarlo a non peccare più. Bravo Martin, vedo che cominci a capire il mio messaggio. Nonnina, hai sentito anche tu quella voce in lontananza? Ma di quale voce stai parlando? Io so solo che di questi tempi questi giovani non hanno rispetto per nessuno, nemmeno per i vecchi indifesi come me. E ora ho perso molto tempo. E ora che me ne vado, c'è un cammino lungo, lunghissimo da fare. E non so se io ce la faccio. Non lo so. Donna, fatti aiutare dal ragazzo alla tua stessa strada, è vero? Aiutami! Aiutami! Buona giornata a voi! Ad un tratto l'attenzione di Martin viene attirata da una ragazza che arriva zoppicando e si ferma dinanzi alla sua bottega. Ha un grosso fardello sulle spalle e si guarda i piedi, alzate da scarpe definitivamente consumate. Se ne leva una e la butta via postizza, poi si lascia cadere seduta a terra sfinita. Scusate, buon uomo, lasciate che mi riposi un po' qua per godere del cappuccio di questa vostra bottega. Oh, che freddo! Io poi sono sfinita da lungo cammino. Sapete, sono in marcia da ieri, senza mai fermarmi. Lo dicono le mie scarpe, o meglio ancora, i miei piedi. Non devi nemmeno chiedermelo, la mia casa è aperta a tutti. Ma dimmi, dove stai andando? Mi sembra che tu voglia fuggire da qualcosa o da qualcuno. Sì, io fuggo dalla mia vita, dalla mia misera vita, come d'altra parte quella di tanti altri contadini schiavi dei loro padroni. Fuggo anche dall'incomprensione dei miei genitori, che non hanno saputo, o meglio, voluto ribellarsi all'ingiustizia di non essere trattati come esseri umani. Io no, io non ci sto. E allora me ne vado in cerca di una vita sicuramente migliore. E tu che ne puoi sapere? Non farmi ridere. Il tuo è un viaggio senza futuro. È un viaggio verso l'ignoto. E poi,
con questa tua voglia di abbandonare le cose certe, di andare verso l'ignoto. E poi dimmi, non ti rincresce di abbandonare i tuoi vecchi genitori? Rifletti bene su quanto sto per dirti. Le avversità, benedetta ragazza, si combattono con l'azione, non con la fuga. No, no, non cercare di convincermi. No, io non ci credo. Io però ho un dubbio, forse sai, in testa me l'hai messo. Ma sei buono, non ritorno sui miei passi. Ma dimmi, ma dove vado senza una scarpa? A questo ci penso io. Prendi questo paio di scarpe nuove, mettile e ritorna dai tuoi genitori. Va bene. Forse la tua fuga avrà insegnato anche a loro qualcosa, ma tu ascolta quello che sto per dirti. Non rinunciare a combattere! Va bene. Fatti animo! Reagisci! Va bene, io voglio chiederti, però se le cose non vanno così, io torno, è questa! Oh! Va, va, va! Fa buon viaggio! E a non rivederti! E a non rivederti! Oramai si è fatto buio. E ora di smettere di lavorare. È stata una giornata faticosa ed io sono stanco. Andrò a letto, ma prima leggerò qualche brano del Vangelo, come solito, sono solito fare da un bel po' di tempo. E una lettura che mi fa bene, che mi dà sollievo e consolazione, ma chi mi sta parlando nell'orecchio? Ma di chi è questa voce? Ma tu chi sei? Ma tu chi sei? Non mi riconosci? Sì, Nicolai, sei tu, ti riconosco. Ma perché sei tornato? E per farti sentire queste voci. Ma di quali voci parli? Come? Di quale voci parli? Non le conosci più queste voci? Non lo so. Quali voci? Aspetta, fammi ascoltare, ma io non... Martin! Non vedo niente. Martin, non mi riconosci? Sono io, Stefanis. Con mia moglie. Martin, non ci riconosci, ci hai fatto tanto bene e te ne siamo grati, grati. Che Dio ti benedica, Martin, per la tua bontà. Che Dio ti benedica. Siamo noi. Grazie per avermi insegnato il valore del perdono. Perdono. Grazie di avermi riportato sulla giusta via dell'amore. Ora mi sento riconciliata con i miei genitori e sono una ragazza felice. Martin, hai imparato tanto oggi da noi. Tanto, continua così. Martin, il nostro esempio contenuto in un brano del Vangelo ti ha fatto capire come il Signore vuole che tu viva, Martin, sono io, Clara, tua moglie, non mi riconosci? Sono contenta, finalmente hai capito come si deve festeggiare il Natale. Martin, auguri Martin. Non avrei immaginato che io, proprio io, sei stato testimone di un tale miracolo, Sono contenta, lo sapevo che le cose sarebbero aggiustate per voi, anche senza l'intervento di un'anticiana come lei.
è tutto vento della magica atmosfera del Natale. La magica atmosfera del Natale. Martin, felice, riprende a leggere l'Evangelo in una pagina che apre per caso e da lontano gli giunge la voce del Signore. Avevo fame e mi hai dato da mangiare. Avevo sete e mi hai dato da bere. Ero forestiero e mi hai accolto. Quanto hai fatto a uno dei miei fratelli e come se l'avessi fatto a me. Ora mi è tutto chiaro, amici miei. Comprendo che il Salvatore oggi davvero è venuto da me ed io l'ho saputo accogliere come tutti noi dovremmo fare perché Natale sia veramente Natale. Buon Natale a tutti. Amatoriale nel senso buono della parola, perché voi amate questo figlio qualche volta. Io racconto, come voi avete sentito, è molto bello, perché praticamente è perfettamente in linea con il messaggio di Papa Francesco. Questo è l'anno della misericordia, è l'anno in cui non solo a Natale dovremmo mostrare maggior senso di fratellanza, di amore verso i nostri prossimi, il nostro prossimo. Ora, pensando a questo, prima ancora che Papa Francesco dicesse queste parole, voi dovete vivere con la misericordia e con la tenerezza. Non so perché, mi erano venute in mente delle parole, dei pensieri. Allora ho pensato che forse questa sera ve le potrei pure ripetere. In principio con Dio c'era la tenerezza, con la tenerezza Dio creò il cielo, la volta del cielo e vi fissò in alto Sirio, Alfa del Centauro e tutto il cammino delle stelle. Fu con la tenerezza che Dio creò i continenti e sempre con essa lui diede vita al volo degli uccelli tra gli arbusti. Al volo degli uccelli tra gli arbusti, all'odore della terra bagnata dalla pioggia, al percorso dei delfini tra i frutti dell'oceano. E sempre con la tenerezza Dio creò l'uomo e la donna e la bellezza dei loro corpi, ma soprattutto Dio creò l'amore, quell'amore che avrebbe dovuto tenerli uniti per sempre e cullarli insieme come in un fiume di fratellanza e di pace. Antonia è l'autrice non soltanto l'intento di questa poesia. Grazie Antonia. Bellissima, struggente. Questa poesia è un inno alla tenerezza e all'amore che Dio ha voluto fosse l'essenza del creato, generatore di pace e di fratellanza. Pace in terra agli uomini di buona volontà, cantavano gli angeli attorno alla grotta di Betlemme. Hai proprio ragione, cara, ma in questo periodo, soprattutto ai nostri giorni, di pace non ce n'è nemmeno l'ombra. Ogni giorno al canto dell'amore viene sostituito il canto micidiale delle ali. Però noi possiamo anche avere qualche speranza, ci può anche essere qualche momento in cui... Infatti, nel lontano 1917, quando si combatteva la prima guerra mondiale, nel fronte che divideva i soldati italiani da quelli austriaci, successe qualcosa di veramente miracoloso, che fece ricredere gli uomini a diventare fratelli nel nome di Dio che scese sulla terra a portare la tua parola di amore e fratellanza. Non sappiamo. Non io sei la cosa per ecco, io
quando ho messo giù queste quattro parole, non pensavo, pensavo che potesse essere semplicemente un fatto inventato, invece è un fatto realmente accaduto. Durante la prima guerra mondiale, in due trincee opposte, diverse, austriaci e italiani si incontrarono e fecero all'insaputa dei loro comandi, di loro spontanea iniziativa, una specie di tregua per festeggiare il bambinello appena nato. Invece è un fatto veramente accaduto, tant'è che poi i comandi richiamarono questi soldati per indisciplina, perché non avevano rispettato, avevano fatto una tregua senza il permesso del comando generale. Però infatti la scena della storia che vedremo in seguito si svolge in una trincea dove spirava un vento gelido, c'era tanta neve, persino la luna si era nascosta. Era una notte serena e in questa notte così surreale i soldati si muovevano cauti per paura di incontrare le truppe nemiche, perché il nemico era lì, proprio lì davanti a loro. Ora realizziamo questo fatto, poi dopo vi diremo qualcosa che abbiamo trovato, anzi che ha trovato la mia amica Maria. Alla fine vi faremo vedere un documento che attesta che questa storia non è stata inventata e quindi ci dimostra che anche in guerra ci può essere qualche testimonianza di fratellanza e di amore. Ma chi è quello là al fondo? Ma chi è? Un soldato, sta arrivando un soldato. Ma che strano? Un soldato. Non sappiamo se è nemico, però se è italiano. All'elmetto italiano. Sentire le orecchie proprio schiacciate, gelate. E intanto dice il nemico, gli austriaci, il nemico, come lo dicono gli altri comandi, si trova a pochi passi di fronte a noi, in una trincea proprio uguale, più o meno alla nostra, lo stesso fanno i topi e così via dicendo. Ebbene, sono talmente vicini che io li sento parlare e mi sono parlato pure un po' in tedesco, per esempio Chanel, Facita Ambres, Raus, Yatavin, Kartoffen, patata, e quindi il rancio. Ah, sapete come dice? E allora, quando c'è l'ora del rancio, ci sono due che si litigano sempre e si chiamano Franz e Fritz. Ma voi dicete questo adesso, tu che stai facendo qua? E il caporale mi ha mandato di pattuglia. Dice Napoli, io mi chiamo Napoli perché sono napoletano, ma in effetti mi chiamo Gennaro Esposito nei suoi coppi quartieri. Dice Napoli, fammi il piacere, tu che sei un ragazzo sveglio,
sveglia, perché chi lo sveglia sempre. E vabbè, vai in giro, fatti una bella passeggiata, vedi che cosa c'è, ritorni e mi riferisci. Se dici, vai in centro, vai al bar, ti pigli un caffè, vedi la notizia che ci sono e me le fai sapere. Napoli, mi raccomando, portati il binocolo. Ma se quella è notte fonda, non ci sta mancando, come lo porta a fare? No, tu portalo, perché non si sa mai. Vai, non si sa mai. Dice, però non portarti il fucile. È perché tu sei un tipo distratto, ti può cadere dalla spalla, arriva per terra, parte un colpo e allertiamo il nemico e chissà che cosa succede. E allora portati la baionetta, dai carnai, perché quella è un'arma silenziosa. Scusate, ma se io incontro il nemico che lui tiene un'arma che parla e mi spara, io che faccio? Sa, tu stai in silenzio. O comandante, è meglio che l'altra cosa. Caponale, tutto a posto. Ma chi è nato? Caponale, ma chi è che deve nascere? Qua se c'è una cosa che nasce è solo il pericolo. Questo posto ti ha fatto perdere la cognizione del tempo. Se ho calcolato bene in 20.000 giorni trascorsi, è la mezzanotte di un giorno speciale, è la notte di Natale. Al mio paese tutti saranno in chiesa ad accogliere il santo bambino appena nato. Ma ci vuole veramente coraggio a pensare al Natale in questo inferno. Qui dobbiamo pensare a salvare la pellaccia. Non è tempo di pensieri religiosi. Non è il momento questo quando noi, da ragazzi, in questo periodo eravamo tanto felici. Piuttosto dobbiamo chiederci, ma Dio veramente sta pensando a noi? E a questi giovani che muoiono? Per che cosa? Ditemi voi, per che cosa muoiono questi giovani? Per la patria, se non lo sa, per la patria. Bravi figlioli, castiamo zanniare, sì, la patria. La patria è un passo, la patria nostra è a Calabria. Dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo sopravvivere al nemico e anche alla fame. E a che cosa? Al freddo che ci perseguita. Se non ci fosse un posto dove ripararci. Oh, guardate là, c'è una grotta. Andiamo là dentro, così ci ripariamo un vento. Ehi, un parese ha ragione, però bisogna andare con una certa prudenza, perché i nostri amici da quella parte ci possono pure sparare, come fanno al solito, e fanno un tirassegno con noi. Hai ragione, con cautela. Al mio comando, 1, 2, 3, via di corsa. E tu che fai? Ah, caporale, ma vi siete dimenticati che io non posso nemmeno camminare. Per colpa vostra. Per colpa mia? Sì, proprio per colpa tua. Perché mi hanno ordinato di uscire dalla trincea e non mi ricordo nemmeno perché. E appunto, perché le bombe ti hanno danneggiato il cervello, quello è la faccenda. Oh Gesù, ma quante storie vai facendo? Quindi il caporale l'ho fatto per farti fare 4 passi, per toglierti il fango dalle scarpe, evitarti di stare con i topi. Anzi, a proposito dei topi, il zoccolo, se tu l'avevi visto io, potevi incontrare una bella ragazza e ti faceva una bella passeggiata. E così mi faceva sparare addosso da quel brutto mostro lungo là. Ma perché? Quelli non hanno pure il diritto di divertirsi un poco e ti sparavano e tu come facevi? Meno male che fra tanti soldati che arrivano da tutte le parti d'Italia c'è sempre un napoletano a sollevare il morale. Caporale, io vi ringrazio del vostro complimento, però se qua c'è una cosa da sollevare sono le chiappe. E allora facciamo la caporale, andiamo a cedere la grotta a rimanere, stiamo a corte alle sparate dei nemici. 1, 2, 3, via di qua. Dentro, siamo sicuri oggi. Ma voi, ma non sentite
sto calore che ci sta in questa grotta. A me mi è venuta una cosa in biglietto, ma poi guardando bene, mi sembra che è una grotta di Bretagna. Come pugliese, vuoi dire bettere? E dobbiamo dare rinforzo e sentire sempre il Signore, perché poi noi dobbiamo raccogliere Gesù in pace! Ma guarda che sta parlando come uno qua per la nobilità! Allora tu puoi vedere sicuro la messa e ci benedice! Allora, la qualità, ognuno il suo mestiere, tu canta, ma io prego! Napoli non è il momento di scherzare, il pugliese ha ragione, ricordare gli studenti come te che oggi è una notte santa. Inginocchiatevi tutti e cominciate a pregare. Caporà, questa volta mi devo dare proprio ragione, anche se stiamo lontani dalla nostra famiglia, è pur sempre Natale, però dobbiamo ringraziare il Signore se riusciamo a tornare alla nostra famiglia! È bravo il nostro pugliese, amico, che ci sta facendo rivivere l'atmosfera del Natale in questo luogo di tristezza e di sofferenza. Però quello che manca è una piccola luce per illuminare questo improvvisato presepe. Oh, ma guardate che io c'ho una candela. Guarda che bello! Papà, adesso quando finisce la guerra lo mandiamo a San Gregorio almeno. Ci fai E qua la candela, qua c'è l'altro. Accendiamo la candela. Non accendiamo la candela, non è prudente, perché il nemico è a due passi e ci controlla sempre, e sta sempre all'erba. Vabbè, anche ma piccino mi occupa che tu non sai fare niente. Accesa. Tanto qua non ci può capitare niente, perché siamo nella grotta di Betlemme e il Signore Dio non permetterà mai che ci possa capitare qualche cosa. Entriamo. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo al cielo. Oh, Madonna! Chi va là? Alto là! Non abbiate paura. Mettete giù le vostre armi, come noi abbiamo messo giù le nostre armi. In questa notte santa non c'è spazio per le armi. Teniamo in pace. Gut Weihnachten, buon Natale a tutti voi. Anche noi, come voi, siamo lontani dalle nostre famiglie, in una terra straniera che ci detesta. Anche noi abbiamo bisogno di sentire l'atmosfera di Natale. Accettate la nostra proposta di pace, ma non è possibile di pace. Ma almeno una breve tregua che ci sollevi lo spirito e il morale, affiliti da questa guerra. Lasciate che ci uniamo a voi in contemplazione, contemplazione. E il vostro povero improvvisato presepe per sentirci a casa con i nostri familiari, che come voce. I vostri sono in pena per noi. Se è così, Franz e Fritz, accomodatevi. La vedete, questa scarpina è
è l'unico legame che ho con la mia famiglia, è l'unico ricordo che ho del mio nipotino, nato poco prima della mia partenza per il fronte. Proteggilo, sul bambino. Poi mantienilo sano, semmai ritornerò. Chiamolla profezia, si fungina che un forfè sta in giù. Anch'io ti prego di vegliare sui miei familiari. Aiutami a sopportare non si sente niente. Che mi aspettino sereni, se mai ritornerò. Morgen, domani. Noi vi dobbiamo ringraziare. Ringraziare perché avete accettato il simbolo della pace e perché non ci avete trattati come Feinden, nemici. È stato bello festeggiare con loro il Natale. Questa magica atmosfera, un'umile grotta, che il loro desiderio di ricongiungersi con la famiglia. Il loro desiderio di rievocare i ricordi del passato, trasformando quel misero presepe in un meraviglioso presepe. Peccato che domani, domani tutto ritornerà come prima. Domani accadrà quello che deve accadere, e non dipende da noi, ma oggi che accadrà? Oggi Gut Weihnachten, Gut Weihnachten, buon Natale, buon Natale. Questa pagina che io ho strapolato documenta una lapide che è stata innalzata nel 76.
proprio in memoria del fatto che è accaduto. Ve la leggo come scritta. Col microfono. Vabbè, ma si sente, mia moglie si sente. Qui, nel lontano inverno 1916-1917, causa grande nevicata, tre guadagni, tra alpini della 62esima compagnia, battaglione Bassano e soldati austriaci. Scambio pane con sigarette, taglio legna a zona neutra, rubato segone al nemico. Ambrosini Marco ed amici, incontrando ad Asiago l'ex nemico Karl Fritz di Graz, evocando l'episodio con reciproca simpatia, questo ricordo posero. Asiago Monteforno, 16 settembre 1976. E siamo anche un pochettino stanco, un pochettino confusi, perché là dietro fa un po' in fondo. Comunque chiudiamo questo nostro percorso con l'invito a tutti voi di cominciare da me stessa, no? A usare un poco di maggiore solidarietà, maggiore amicizia, maggiore sentimento di pace nei confronti di tutti. Dappertutto, nella famiglia, dappertutto, perché ogni piccola goccia forma il mare. Cerchiamo e chiudiamo questa serata con l'invito ad essere più buoni. Come disse il Papa, dice tornate a casa e date un bacio ai vostri bambini. Pensiamo, li trascorrono in pace, soprattutto la mattina, accademia per di noi, pace, 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 sempre pace.
l'applauso a Antonia Festini. Mettere due soldatini del sud, il napoletano, il pugliese e il calabrese, Enzo Buzzumani. Ma Enzo Buzzumani ha solo una parola, vedi? Enzo paese. Paese. Basta, non ha detto. Sono... Ma dico io, scusa, ha detto. Ho detto io, ho detto, ma dici, perché c'è il pugliese, c'è il napoletano, mettiamoci pure il calabrese, ovviamente. Anche perché ho dato al vado 20 anni a parlare proprio di tutto questo. Lui viene, come bello! No, ma posso fare il calabrese Certo.
Perché non sapete che le mani quando ok. Che colore fa? Prego. Ma dov'è Marisa? Questa è la penna va che ci... Va bene, bene, bravissimi, bravissimi tutti. Un grazie di cuore ad Antonia, ad Antonia, ad Elena, a Pino, a Salvatore. E siete stati veramente bravi, bravi, bravi. Non ce n'è più, non ce n'è più.